Ciao a tutti ragazzi, questo è il secondo video su Torino. Mi vedete come sempre nel mio studio, proprio per la piccola premessa che devo farvi. Io a Torino ci sono stata sia per visitare la città, sia perché c'era la Juventus in finale di Champions League, quindi volevo vedere la partita in piazza. Sapete tutti quello che è successo, io non ho ancora visto le clip che ho registrato, non c'è quello che è successo in piazza, ma c'è la mia reazione a caldo una volta che ero in un posto sicuro ad aspettare l'autobus che mi portava in ostello. Non so che cosa riuscirò a mettere dentro questo video, in ogni caso ci vediamo alla fine. Tappa numero uno per questo video, Corso Galileo Ferraris, che come sapete bene è dove ha sede la Juventus, diciamo la parte amministrativa, diciamo così, dove c'è la sede della Juventus, e appunto eccola qua. Altra tappa imperdibile a Torino per gli juventini è appunto lo Juventus Stadium. Purtroppo ragazzi qua la festa è finita un po' troppo presto e questo vlog non finirà bene perché lo vedrete sicuramente dalla mia faccia, ho probabilmente sangue un po' ovunque, gli occhiali sono andati, ho perso una scarpa e sto anche un po' sanguinando. A quanto pare un coglione ha deciso di buttare un oggetto in mezzo a Piazza San Carlo dicendo che era una bomba. Io ho visto tutta la gente arrivarmi addosso, sono caduta. Non so chi mi ha rialzato, ho rotto lo zaino, appunto ho perso una scarpa e sono riuscita a scappare. Adesso sto aspettando l'autobus che mi riporta in ostello della finale di Champions, frega poco o niente. Dispiacerà probabilmente averla persa, visto come stava andando, però insomma, diciamo che è stato decisamente un coglione. Non mi pareva il caso di far finire il video in quella maniera lì, quindi ho rimesso la mia maglietta nuova, quella che avevo anche in piazza, per farvi il saluto finale del video. Quello che è successo lo sapete più o meno tutti, io devo dire che sono molto fortunata ad essere qui a parlare davanti alla telecamera. Tutta intera, diciamo così. Per quanto riguarda quello che è successo in piazza, io devo assolutamente ringraziare la persona, il ragazzo che mi fa, penso che mi ha tirato in piedi, mi ha praticamente sollevato e mi ha messo in piedi in modo da permettermi di mettermi al sicuro, perché appunto sono stata travolta dall'ondata di gente e la transenna ha bloccato la fuga, quindi sono appunto andata per terra e non so chi tu sia, ma grazie davvero di cuore e grazie anche a Luca, un ragazzo che ho conosciuto sull'autobus praticamente, che mi ha fatto un pochino di compagnia mentre andavamo entrambi in ostello. Spero che abbiate trovato comunque utile e interessante il video per se c'è qualcuno appunto amante del calcio, non soltanto delle due, che vuole fare questo tipo di esperienza a Torino, magari non andando a vedere la partita in piazza. Io comunque spero che vogliate lasciarmi un like, spero che vogliate condividere il video. Se avete qualche
qualche consiglio o qualche domanda da farmi, potete lasciare un commento qui sotto. In descrizione trovate il link a tutti i miei social, in modo tale da seguire le mie avventure in diretta. Noi ci vediamo al prossimo video, e è proprio il caso di dirlo, have a nice life!